Assessore, la sua presenza qua dimostra che la Regione vuole partecipare a questo 1 a 5.000. Non è solo una questione di 1 a 5.000, ovviamente noi stiamo spingendo affinché gli ambiti territoriali possano assumere sempre più personale e quindi anche assistenti sociali, ma in questo caso c'è l'importanza della supervisione, perché l'assistente sociale, a parte il fatto che è un professionista e bisogna trattarlo come tale, a volte si può trovare in situazioni complicate, complesse, perché chiaramente ha a che fare con la vita delle persone, con le fragilità delle persone. Allora avere dei supervisori che possano aiutare, accompagnare in questo viaggio sicuramente può essere particolarmente positivo non solo per gli assistenti sociali ma anche per le persone che vi si rivolgono. Una battuta su questi femminicidi, che cosa può fare, che cosa si può fare in concreto secondo la sua ottica? Ma quello che si può fare secondo me è costruire con i ragazzi e le ragazze una serie di principi culturali, di modi di pensare che non discriminino le donne. La Regione Campania ha lanciato un programma che si chiama Esseri Umani. Inizieremo con la visione del film della Cortellesi, che ho trovato veramente meraviglioso, e poi ci saranno delle discussioni, perché non è solo trasferire quelle che sono delle informazioni, ma anche discutere, parlare, perché a volte diamo per scontate certe cose e quindi se non possiamo sicuramente modificare tutto, ci possono essere dei comportamenti violenti che sono molto difficili da in qualche maniera rideterminare, possiamo però incidere su quello che è l'approccio culturale e questo dobbiamo farlo. Per partecipare anche lì a questo convegno sono tematiche che toccano il comune. È fondamentale la costituzione di una nuova lettura dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di una nuova lettura anche della visione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e questo lo dobbiamo fare con le competenze, le professionalità che ci accompagnano negli ambiti sociali. Oggi incontrare gli assistenti sociali sul tema della supervisione, sul tema della qualità dei servizi da dare ai cittadini, ma soprattutto anche dell'occasione da dare alle nuove professionalità. Abbiamo fondi strutturali nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo fondi strutturali sulle nuove politiche di coesione che devono essere investite sulle competenze e sul personale. Che percentuale ha? 1 a 5.000 ci siamo o no? Lo sforzo è assolutamente quello di arrivarci, non ci siamo e dovremo proprio utilizzare i fondi delle politiche di coesione per poter raggiungere questo obiettivo. È straordinariamente importante perché questo significa dare più servizi ai più deboli, ai disagiati, a chi ha esigenze rispetto all'utilizzo delle nostre politiche sociali. Quando lei indice un convegno c'è qualche cosa di importante da dover realizzare? Allora noi siamo sempre sul pezzo, come si vuol dire. Purtroppo il Covid ci ha bloccati in questi anni, però nello stesso tempo c'è stata una cosa essenziale in questi anni, che è stata emanata una disposizione quella dell'EPS, che gli assistenti sociali sono un livello essenziale e quindi il rapporto è 1 a 5.000. Noi 4 anni fa in questa stessa sala abbiamo lanciato la campagna 1 a 5.000. Dopo 4 anni ci siamo resi conto che purtroppo siamo ancora su certe cose all'anno zero. Abbiamo delle realtà dove non sono stati stabilizzati gli assistenti sociali, cioè tutta la zona del Casertano. Oggi è un primo momento, però ci saranno, nel 2024 saremo impegnati su questa cosa. Quindi noi l'obiettivo finale è quello, faremo un documento finale oggi, che in tutti i soldi devono arrivare agli ambiti per essere gestiti per l'assunzione e la stabilizzazione degli assistenti sociali. Il livello della supervisione, i fondi devono essere previsti e la supervisione per gli assistenti sociali deve essere fatta da assistenti sociali esperti. Questo è quello che in questo convegno noi abbiamo invitato delle persone sia a livello nazionale che regionale. Quindi noi oggi vogliamo uscire con una azione ben precisa per il futuro, perché questa regione non deve essere il fanalino di coda di niente. Abbiamo potenzialità di persone preparate che possono affrontare questo lavoro e quindi devono essere messi in grado di poter dare tutta la loro professionalità per migliorare la qualità di vita delle persone. Ma per dire questo, questi fondi dove andavano a finire? I fondi arrivano ai comuni, vengono semmai utilizzati anche per i servizi sociali, ma non per l'assunzione diretta degli assistenti sociali. Quindi c'è una particolarità che prevede appunto il LEPS,
per l'1 a 5.000 e noi ci auguriamo che nell'anno 2024 raggiungiamo in tutti gli ambiti. Abbiamo ambiti virtuosi, perciò c'è un documento che abbiamo fatto che poi uscirà dove si evidenzia la situazione attuale. Ogni 3 mesi ci siamo riproposti di fare degli eventi e di dire che cosa sta succedendo in Campania.